abbiamo qui il nostro partner che ha una bellissima location dove noi faremo il nostro nuovo evento 27-28 a Firenze, auditorium di Duomo, Duomo al centro, molto bello, e abbiamo qui con noi Carlotta Del Bianco. Buongiorno, siamo veramente lieti di questa prima presenza ufficiale del movimento Life Beyond Tourism presso qui il Tove a Milano, e nell'ottica di avviare una collaborazione direi stabile con Travel Open Day, in modo da poter stimolare con nostri che sono contenuti prevalentemente culturali su un approccio etico al viaggio, per trasformare i turisti del mondo in viaggiatori, scoprire e valorizzare l'identità dei luoghi e mantenere viva tutta quella che è il patrimonio culturale dei territori, artigiani e realtà che nella globalizzazione chiaramente devono vedere un'opportunità e sopravvivere e non essere schiacciati da grandi catene o quello che noi oggigiorno vediamo purtroppo in tante città. Quindi da Firenze parte un po' il nostro messaggio di invito a una riflessione, a un'attenzione, con uno strumento molto concreto che è quello proposto dal movimento, che è una rete internazionale in oltre 111 paesi del mondo, che propone sia incontri, scambi, opportunità di conoscenza, partecipazione ad eventi internazionali e un portale dedicato alle varie espressioni culturali dei luoghi. Quindi siamo veramente felici di avviare con oggi questa collaborazione e vi aspettiamo nella nostra sede partner Auditorium al Duomo a Firenze il prossimo 27. Meraviglioso, so che anche fate dei tour bellissimi proprio nelle botteghe artigianali dell'artigiano proprio fiorentino, quindi anche questa è una bella cosa. Sì, nell'ambito proprio di Life Beyond Tourism è nato il progetto Vo per Botteghe, che è stato un po' un case study proprio su Firenze per dimostrare come il turismo, che spesso in città d'arte o storiche come può essere Firenze, ha una durata di pernottamento molto breve, eravamo nell'ordine di una notte virgola 8, può trovando delle attività di un certo tipo di approfondimento, di conoscenza del territorio, vedere anche da allungato il soggiorno. E noi con questo esperimento, con le due strutture che hanno partecipato al programma Vo per Botteghe, abbiamo portato il soggiorno medio da 1,8 a 3 notti, e il mercoledì pomeriggio l'Hotel Laudes al Duomo e l'Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio hanno il tour Vo per Botteghe. Non è un prodotto, non si vende, non è un servizio, è un dono che viene fatto alla nostra città, ai nostri artigiani e ai nostri ospiti che hanno scelto noi per il loro soggiorno. E questa è una cosa bellissima, la faremo anche noi, faremo questa grande esperienza sempre il 27 e il 28 a Firenze, a tutte le agenzie di viaggio che ci vogliono venire a trovare, giusto? Giusto, assolutamente, benvenuti. Auditorium Duomo.